Ci separa il mare, ma ci uniscono valori umani, secolari. Le prime parole del presidente della Repubblica dell'Albania, Bajram Begaj, in Abruzzo, dopo le visite ufficiali di ieri a Roma. Sono molto onorato di essere in questa terra. Ci uniscono valori e legami come amicizie e tradizioni e soprattutto ci lega la solidarietà. Colgo l'occasione per esprimere il mio cordoglio alla regione dell'Emilia-Romagna e al popolo italiano che ha subito la grave catastrofe dell'alluvione. Sia l'Abruzzo che l'Albania hanno avuto un terremoto terribile nel 2009, che ci ha trovato uniti, così come è successo durante la pandemia. Tra i due paesi amici ci sono anche rapporti strategici ed economici. Ritengo, ha concluso il presidente, che l'Albania possa essere una porta d'ingresso per italiani abruzzesi. L'Albania è un piccolo paese, ma ha grandi potenzialità economiche. Dobbiamo coltivare interessi reciproci, come l'energia, l'agricoltura e il turismo. L'incontro, che si è svolto nella sala giunta della provincia di Chieti, è stato organizzato dal deputato del PD Luciano D'Alfonso con il supporto della Fondazione Europa Prossima. L'Albania è una terra che ha straordinari giacimenti dal punto di vista energetico, dal punto di vista turistico. E poi una cosa, tra provincia di Pescara e provincia di Chieti abbiamo rivelati, conosciuti 12.000 albanesi residenti, studenti albanesi che studiano qui a Chieti o a Pescara alla facoltà di architettura e studenti italiani che studiano a Tirana, per esempio, medicina, cardiologi, medici italiani che sono a Tirana. Nei fatti già c'è un patto, al di là delle attività delle istituzioni. La visita dell'ex capo di Stato Maggiore delle Forze Armate albanese è proseguita a Villa Badessa, accolto dalla comunità Arbe Resce e dal sindaco di Rosciano Simone Palozzo. Il presidente è stato insignito della cittadinanza onoraria. Possibilità di realizzare una posizione di consolato onorario qui proprio nel Palazzo della Provincia di Chieti per le esigenze che riguardano gli albanesi in Abruzzo e degli albanesi che anche vogliono realizzare progetti di intrapresa.